con Elena, la mamma di Jonathan Milan. Jonathan è appena passato, sta facendo la sua gara, e qual è l'emozione di questo momento? Allora guarda, noi è da stamattina presto che siamo qua ad aspettare, organizzandoci con striscioni e festoni vari. Vederlo passare e sorridere, perché sapeva che eravamo qua, gli avevamo mandato la posizione circa 3 ore prima della partenza, e mi dice: ma mamma, ma che fate già lì? Guarda che parto tra 3 ore. Io: no, guarda, noi siamo qui, ci prepariamo, tu sai che siamo lì ad aspettarti, perché questi sono i posti dove lui ama trascorrere il tempo libero. E vederlo sorridere è stato bellissimo. Senti Elena, oggi di fatto finisce il Giro d'Italia, domani a Roma sarà una grande passerella. Che giro è stato? Il primo giro di un ragazzo di 22 anni che sta facendo l'impossibile per portarsi a casa la maglia ciclamino. Guarda, veramente ha dimostrato una tenacia, un impegno incredibile, perché lui, come aveva rilasciato anche nell'intervista, aveva detto: io vado e sarò a disposizione del mio gruppo. Provarsi già dal secondo giorno a essere il protagonista e tenersi questa maglia dura, vi garantisco che se la sta tenendo dura con i denti, con le mani e con i denti, è un'emozione grandissima, e veramente gli dà merito a tutto il lavoro che fa, alla serietà e l'impegno che dimostra sempre. Adesso a tutti noi friulani non resta che dire una cosa: forza Jonathan! Forza Milan!